Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. John Wyndham, Amazing Stories, 1963. Ciocchi. Fabula. Il tema dello spiritismo, nato nel 1936 con possessioni e scrittura automatica, introdotte da Amazing Stories appunto nel 1936, in cui la teosofia Blavatsky ebbe a razionalizzarsi in un racconto di fantascienza su Amazing Stories, è stata mescolata da John Wyndham con l'adduzione e gli incontri con alieni, che invece è un plot sempre di Amazing Stories del 1940. Questo tema viene declinato in fantascienza da Wyndham come pattern per un incontro benevolo tra un alieno e un bambino, osservato dal punto di vista dei genitori del 1950, intreccio lineare con un'escalation di eventi benevoli. Narratore interno non onnisciente in prima persona, nell'originale in inglese c'è info dump, si fonde il supernaturale con tecnologia ETH in chiave black box. Bella e molto ben gestita l'empatia con i personaggi principali, in cui il lettore è incentrato nel suo punto di vista nel narratore genitore, e l'ansia esplicita della malattia o contatto alieno si declina nella favola in una escalation di eventi che terminano positivamente. Format. È un racconto di fantascienza, oggi sarebbe classificato come molto lungo, tanto da essere un vero e proprio libro. Nell'originale ci sono elementi di black box tecnologica, in cui lo spiritismo è equiparato ad una forma d'altissima tecnologia. Ecco, mancandone le basi scientifiche, mi ho rimosso gli elementi nella favola, che né, a mio avviso, disaggregavano l'elemento potenziale di Irish Fib. Quindi ho mutato il contenuto tecnologico inserendo nella favola un'astronave in orbita lagrangiana con nanosonde e protocolli wireless. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!